ottomane non ci siamo più accontentati della visione esterna di questo famoso muro dell'Ammannati. Abbiamo ricevuto una grande cortesia, ovvero poter accedere all'interno del giardino, che è separato dalla piazza da questo portone con questo bellissimo, bellissima cornice, e lassù l'attuale stemma in alto rilievo della famiglia Micheletti, stemma di famiglia rinnovato che richiama la professione dei Micheletti, ovvero battiloro. Ci troviamo in un posto meraviglioso, è l'interno del giardino della casa che fu dei Micheletti, le cui finestre brillano per la loro eleganza e la loro originalità affacciandosi su piazza San Martino. Questa che vediamo è una nicchia realizzata in grottesco, che era un uso del tempo tra il 1500 e il 1600. Adesso noi, quando diciamo grottesco, lo diciamo quasi sempre in termine spregiativo. Cos'era invece questo? Era un richiamo cittadino ad una naturalità grezza e sorgiva. Infatti queste rocce sono prese veramente da luoghi tipo grotta, da cui il termine. Questa piccola statua è un'acquisizione recente, in quanto la nicchia era stata pensata forse per una statua più grande in dimensioni. Questa statua, che ha subito qualche violenza di giovani precedenti a noi, risulta adesso priva degli arti, dell'estremità degli arti superiori. La mise di questo signore s'assomiglia molto a quella di un pastore del tempo, e cioè uno che portava a pascolare pecore. Qui ci troviamo nel retro del portone d'ingresso al giardino. Lo strombo della porta è molto vasto, diciamo dell'ordine di 1,20 m, 1,30 m, il che presuppone che tra il muro interno e il muro esterno ci sia una camera d'aria, la quale può servire a vari usi di manutenzione. In alto però, che cos'è il particolare? Che i due muri danno luogo a una balconata, a una sorta di passeggio che ha il doppio affacciamento sul pubblico, e cioè sulla piazza San Martino, e sul privato, e cioè questo gioiello di giardino apparentemente all'italiana, in quanto è fatto di aiuole molto geometriche popolate da varie essenze. Osserviamo nel muro di cinta del giardino questa nicchia, che è adornata da questo busto di donna in terracotta. L'abbigliamento è molto antico, la collana in perle e fregio sul davanti orna il collo della signora. La posizione delle mani anche è molto particolare, mentre la sinistra viene a toccare quasi il collo, la destra stringe un oggetto tondeggiante, potrebbe essere un frutto. In questa mattina di gennaio le scoperte non finiscono mai. Qua infatti siamo vicini, possiamo addirittura toccarlo, lo stemma originale di famiglia, la famiglia dei battiloro, di coloro che per professione riducevano l'oro in lamine di spessore fino a 0,7 millesimi di millimetro. Questo oro ridotto in lamina, lamina che era addirittura trasparente e addirittura verdastra esposta alla luce, la lamina stessa poi appoggiata ad esempio sulla copertina di un libro e incisa con dei caratteri di stampa, diventava nuovamente aurea, e cioè impreziosiva il libro stesso. Altro uso della lamina d'oro, d'oro zecchino, era quello
di rivestire esternamente statue oppure ornamenti architettonici, e ne vediamo un esempio, lo vedremo non so quando, nel tempietto del Volto Santo che fu fatto dal Civitali ed ora è sulla navata di sinistra del Duomo di San Martino. Osserviamo adesso nel suo insieme la parte interna del muro del giardino del Ammannati Bartolomeo, che aveva pensato tutto fin nei minimi particolari. Lassù la passeggiata, qui il muro a doppia parete con intercapedine, quindi nicchie col grottesco, luoghi per statue, luoghi per ricordi di famiglia. Totale meraviglia. L'età delle signore non dovrebbe essere detta. Trattandosi però di una magnolia, il diametro del suo tronco supera largamente il metro, la circonferenza quindi è 3,50 m circa. E quindi si suppone che questa pianta sia stata posta sul luogo, il giardino della casa, secoli e secoli fa. Il pozzo per attingere acqua per uso interno dell'abitazione o per l'irrigazione di alcune essenze del giardino è nell'angolo nord del giardino stesso. Bella cornice quadrata, gancio per sostenere la carrucola e la secchia per il riempimento dell'acqua. Come esplicitamente dice la mia posizione, questa è una panchina disegnata dall'architetto stesso. Questo Ammannati, avevamo già detto prima, non finisce di stupire. Una lunga panchina ora soleggiata per l'inverno e la sua gemella ombreggiata per la stagione più calda, la stagione estiva. Alla mia destra notiamo la finitura dell'orlo del muro del giardino, e questo la dice lunga sull'abilità di questo Ammannati, che curava i particolari che poi consentono di conservare l'opera nei secoli, cosa che oggi non accade proprio più. Non si può fare a meno di notare, mentre siamo immersi in questa oasi smeraldina, il nostro giardino, notare la parete di levante della cupola del vecchio battistero del Duomo del San Giovanni e Reparata. La cupola fu ispirazione anche per Filippo Brunelleschi quando ricevette l'incarico per coprire la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze, ovvero il Duomo, ovvero il famoso cupolone. Brunelleschi studiò le cupole esistenti in Toscana per vedere di trovare il modello vincente. Scorrendo il transetto del Duomo di San Giovanni e Reparata, notiamo biancheggiare l'abside finemente decorata con archetti ciechi. Come abbiamo già detto, le sorprese non finiscono mai. Dalla visita abbiamo saputo una nuova informazione. Lo stemma, che per ora abbiamo detto essere della famiglia Micheletti, è in verità della famiglia Bernardi, nella quale famiglia molti membri possedevano l'arte di battere l'oro per ridurlo in sottili lamine. Vediamo allora la passeggiata che insiste sopra il muro del giardino ed è ora ombreggiata nella stagione estiva da una buona pergola, ornata ancora ora di gerani fioriti.